Eccomi, eccomi ragazzi. Allora, faccio di nuovo irruzione nel vostro Facebook. Ma ho visto un sacco di video dove la gente scarta i propri regali, magari ricevuti su Amazon. Bene, io oggi ne scarto uno che è arrivato proprio questa mattina ed è una partitura. Una partitura abbastanza introvabile, quantomeno sono emozionato nell'averla qui fra le mani. E perché prima voglio raccontarvi una storia. Esiste proprio a Lucca una splendida chiesa costruita da Baccio da Montelupo in onore a un certo San Paolino, e che fu tra l'altro il vescovo della città. Pensate che addirittura si pensa e si narra che sia l'inventore stesso delle campane. Bene, accade che il 29 giugno del 1877 non era ancora spuntata l'alba che tutti i campanili della Lucchesia, come racconta anche Giuseppe Adami in un suo libro, si svegliavano chiamandosi l'un l'altro. Proprio su quel fragoroso, se vogliamo, scampanio, la gente affrettava il passo per andare ad incanalarsi in quello che era un vero e proprio pellegrinaggio verso la chiesa del Santo Patrono. E a poco le piazze di Lucca prendevano vita, anche grazie alle finestre, ai balconi, drappeggiati a festa proprio per la imminente processione. Insomma, devozione e divertimento. E quella notte fu una notte davvero speciale per Giacomo Puccini, un giovanotto allora lucchese, armato di sogni e di chimere, come poi racconterà nella sua poema. E fu quella notte insonne che suggerì proprio a Giacomo di pensare, soprattutto di pregare proprio quel San Paolino, che gli concedesse la grazia di una grossissima rivincita. Perché pochi mesi prima era stata inaugurata proprio a Lucca una esposizione memorabile dei tesori di arte sacra. Venne, pensate voi, addirittura bandito un concorso per scrivere un inno musicale sul tema I figli dell'Italia bella. E tra i quattro concorrenti di questo concorso Puccini fu bocciato e addirittura fu consigliato dai giudici di tornare a studiare. Torni a studiare, Giacomo, che ne ha bisogno. Beh, questo fu uno smacco importante, soprattutto per la mamma. Ma Giacomo la consolava dicendogli: «Oh mamma, non la si confonda, dimostrerò ben presto che asini sono loro». E per dimostrarlo si buttò a comporre un mottetto da eseguirsi proprio nella chiesa per la festa del Santo Patrono. E la musica è proprio questa. Da San Paolino effettivamente la grazia gli fu concessa, perché il mottetto ebbe un successo clamoroso. Se non si fosse stati in chiesa, pensate, tutti sarebbero scoppiati ad applaudirlo. E in realtà tutti iniziarono a mormorare: questa sì che è vera musica. Musica della casa, perché come tutti voi sapete, quella di Puccini fu una famiglia di artisti. E infatti tanti dicevano ancora: questi Puccini, la melodia, l'hanno nel sangue, di padre in figlio. È un giovane, questo Giacomo, che farà. Sarà una gloria di Lucca. Ripetevano proprio queste parole, tutti, alla fine di quel mottetto. E se ne parlò tutto il giorno, nei caffè, nelle osterie, sulla passeggiata delle mura. Fu un successo unanime. E pensate che 3 anni dopo Puccini partì da Lucca per studiare al Conservatorio di Milano. Tra l'altro lui scrisse proprio queste note.
mottetto. L'allora conservatorio Pacini, se non ricordo male. Certo che è strano, perché la vita di tutti i più grandi artisti inizia con qualcuno che ti dice: sa, non è molto portato, le suggeriamo di cambiare strada. Ciao a tutti.